Buonasera da Diego Gusella, bentornati qui al Villa Ferri League. Questa sera una novità degli ultimi anni, la Supercoppa, quella che vede affrontare la vincitrice del girone A1 contro la vincitrice del girone A2. Oggi ad affrontarsi rispettivamente il Balkanic Style contro il Bar 21, Bar 21 in tenuta nero-arancio che attacca da sinistra verso destra contro il Balkanic Style in tenuta celeste che attacca da destra verso sinistra. Parto a leggere quindi la formazione partendo dal Balkanic Style con il numero 12 Raduta Mirel Marius, con il numero 5 Kazan Stefan, con il numero 6 Militaru Raduku Andrei, con il numero 7 Serba Aleksandru, con il numero 8 Lazar Marian Gabriel, con il numero 9 Stroe Marius Gabriel, con il numero 10 Cernoschi Cristian. Mentre la formazione del Bar 21 con il numero 1 Fiani Alfonso, con il numero 5 Zanon Matteo, con il numero 6 Gallinaro Simone, capitano anche della formazione del Bar 21, con il numero 7 Chobov Kostantin, con il numero 10 Calfi Wissen, con il numero 11 Tonello Massimo e con il numero 21 Franzoso Luca. C'è da dire che il Bar 21 è la squadra che ha vinto più titoli qui al Villa Ferri League, mentre il Balkanic Style, io lo dicevo che quest'anno sarebbe stata una squadra che poteva arrivare veramente ai vertici di questo campionato, perché loro, oltre a essere dotati di un'ottima tecnica, sanno giocare anche un buon calcio a 5, individualità, tecnica, quindi hanno veramente, secondo me, una marcia in più rispetto a tutte le altre squadre. Quello che forse un po' pagano è che sono sempre pochi, pochini. Però, se non erro, loro è una squadra che, non vorrei dire una stupidaggine, ma credo che non abbia nemmeno neanche mai perso un incontro quest'anno. O forse, se l'ha fatto, ha perso una gara solamente. Quindi questi dati vorranno pur dire qualcosa. Ho dimenticato di citare l'arbitro, il signor Rasia, componente fondamentale per disputare una gara, è l'arbitro e io me ne sono totalmente dimenticato. Secondo me queste due squadre saranno le squadre candidate a vincere veramente tutto quest'anno, anche se, lo ripeto, Balkanic Style, secondo me, una marcetta in più ce l'ha anche rispetto al Bar 21, che comunque è sempre una squadra ostica, una squadra che era partita un po' incerta e poi invece ha dimostrato la propria supremazia vincendo il girone, che non ricordo se era la 1 o la 2. Wissem, numero 10 della formazione del Bar 21, è colui che ha vinto il titolo di capocannoniere sia nel girone A che nel girone B, o meglio la serie A, la serie B, come volete dirlo. È una novità per la prossima stagione, probabilmente saranno tolti i limiti nei tesserati, probabilmente potrebbe alzarsi il livello, oppure che ne so, staremo a vedere durante la prossima stagione. Intanto questa c'è stata una novità che all'inizio stagione non si sapeva, è stata una cosa che gli organizzatori hanno deciso durante la manifestazione, appunto, di fare questa Supercoppa tra le due vincitrici dei rispettivi gironi. Magari la prossima stagione lo ripeteranno anche nei due gironi della Serie B. Peccato che non ci sia una bella cornice di pubblico attorno, questo dispiace sempre molto. Solitamente durante le partite vi ricordo di scaricare l'applicazione calcio amatoriale, sapete, per i calendari, le classifiche. Adesso che il campionato sta per arrivare al termine, mi auguro che tutti abbiano l'applicazione, perché per chi ce l'ha, o per chi ce l'aveva perché poi l'ha cancellata, sappiate che durante l'estate il Villa Ferri League collabora anche con diversi tornei estivi. Uno tra questi è il 52 ore non stop di Albignasego, un torneo che per anni è stato ai vertici, non solo veneti, considerato tra i migliori tornei veramente, almeno in Veneto, ma possiamo dire veramente forse tra i migliori che c'hanno in Italia come partecipazione, come contorno a questo evento. Da 2-3 anni aveva un po' perso il suo prestigio, quest'anno collaboriamo, e questo dico plurale perché anch'io collaborerò con loro
per riportare i vertici questo torneo. Si svolge qui a San Lorenzo, che è una parrocchia sempre nel comune di Albignasego, quindi molto vicina qui all'impianto di Villa Ferri. Quest'anno, dopo molti anni, c'è un montepremi di 2.500 euro che non c'è mai stato, quindi un motivo in più per partecipare. Parte venerdì 20 luglio, finisce domenica 22 luglio. La serata finale, domenica 22 luglio, ci sarà una coniglietta di Playboy a fare le premiazioni e una leggenda del calcio italiana. E voi direte, e chi è? Non lo dico per due semplici motivi. Allora, premetto che l'ho contattato io. Allora, se dico il nome, magari mi tira pacco l'ultimo giorno e facciamo la figura di M. Secondo, perché spero che venite in molti ad assistere alla serata finale, perché faremo una piccola festa tutti assieme, quindi sarebbe bello avere veramente una bella cornice di pubblico come c'era diversi anni fa proprio a questo torneo, il 52 ore non stop di Albignasego. Quindi se volete partecipare, avete voglia o volete semplicemente delle informazioni per poterlo fare, andate sul sito 52 ore non stop, altrimenti tramite l'app di Villa Ferri andate sul sito ufficiale Calcio a 5 Padova e qui troverete veramente tutto quello che vi serve per iscrivervi o tutte le informazioni utili per questo torneo. Verrà utilizzata poi anche l'app stessa del calcio amatoriale per tutta la durata del 52 ore non stop, ma poi verrà utilizzata anche per altri tornei. Prima rete Cernoschi, 1-0 1-0 per il Balkanic Style. Tiratina d'orecchie alla cameraman che stacca un po' troppo in fretta le immagini, ma ve lo dico io, 1-0 per il Balkanic Style che si porta in vantaggio. Partita però appena cominciata, ancora sicuramente avrà tutto da dire questo match. Tra l'altro, nel torneo tra due ore, come questa sera della finale, ci sarà lo stesso arbitro, il signor Rasia, che però per quell'evento non sarà da solo, perché è stato deciso che durante quell'evento ci sarà il doppio arbitro, visto che c'è un montepremi altissimo. Per non avere nessun tipo di rischi, meglio avere il doppio arbitro, così anche se il campo è più piccolino, perché il campo di San Lorenzo è molto più piccolino, si gioca su piastra, però è sempre meglio essere prudenti. Poi per noi maschietti, quello che ci può gratificare un po' gli occhi è che durante la manifestazione c'è anche il 52 ore non stop di beach volley femminile e maschile, perché è un 4x4 misto. Comunque, una numerosa presenza femminile c'è, ve lo garantisco, perché c'è sempre stato tutti gli anni. Un ottimo stand gastronomico dove si può non solo bere, non solo mangiare, ma anche bere dell'ottima birra, quindi vi aspettiamo veramente veramente in tanti. Detto ciò, ritorniamo a parlare di questo match. Allora, io un po' per amicizia, non me ne voglia Balkanic Style, ma ovviamente oggi faccio un po' il tifo per loro. Se devo proprio scegliere, faccio il tifo per loro solo perché ho un buon legame con qualcuno di loro. Allora, così, se dovessi patteggiare per una delle due, patteggerei per il Bar 21. Però l'ho detto anche prima, se invece avessi la possibilità di poter scegliere con che squadra giocare, sicuramente giocherei col Balkanic Style, no? Perché secondo me gioca molto bene. Anche se anche con un giocatore, con Cernoschi, di loro io ho giocato mezza stagione in Serie C con lui.
un ottimo ragazzo, un bravissimo ragazzo e anche un ottimo giocatore, e ce l'ha dimostrato realizzando la prima rete del match. Quest'anno, a mio avviso, il Bar 21 ha voluto un po' strafare facendo anche il campionato di Serie B, tentando di portare a casa anche quel titolo. È vero che sono arrivati primi sia nella Serie A che nella Serie B, però alla fine, secondo me, numericamente hanno pagato un po' la stagione, perché non li ho più visti giocare come giocavano fino alla stagione scorsa, probabilmente proprio perché scarichi fisicamente dal doppio impegno settimanale. Poi molti di loro non hanno come impegni solo il campionato di Villaferri, ma partecipano anche ad altri campionati amatoriali, quindi non essendo più ragazzini nemmeno molti di loro, alla fine paghi lo scotto. La Canistica ha un buon giro palla per un campionato amatoriale anche troppo buono. Magari nella retroguardia peccano un pochino di più, ma quando attaccano fanno veramente male. Poi o ti trovi un buon portiere come Fiani contro, altrimenti la paghi grossa. Contropiede, 2 contro 1, Vissen, e Vissen spreca, non trova nemmeno lo specchio della porta. Può ripartire così il contropiede del Balkanic Style e si mangiano un gol fatto per parte. Forse questo era molto più facile dell'altro. Questo era molto più facile perché aveva seduto anche Fiani e poi non trova, come ho già detto, lo specchio della porta. Minuti intanto se ne sono andati del primo tempo regolamentare. Qui si giocano due tempi da 25 minuti ciascuno. Diciamo che poi i campionati amatoriali si svolgono con queste tempistiche, poi i campionati invece di federazione fino alla C1 si gioca due tempi da 30 minuti ciascuno, poi invece per passare alle categorie superiori si giocano due tempi da 20 minuti ciascuno, però tempo effettivo, quindi ogni volta che la palla è fuori dal terreno di gioco il cronometro si ferma. Contropiede un po' la disperata, quello di Chobov, si trova da solo contro un difensore, contro il portiere del Balkanistai, e spreca così un'occasione. Probabilmente un giocatore del calcio a 5 avrebbe trattenuto la palla aspettando che i propri compagni facessero salire la squadra, cosa che un giocatore di calcio come Chobov magari non abituato. Vediamo replay, la seconda rete, Lazar questa volta a realizzare la rete, ottima finta di corpo, non me ne voglia Alfonso Fiani, non è colpa sua, però non impeccabile la sua uscita. 2-0, comunque lo si può perdonare perché, come avete visto dall'immagine, finora ha salvato la propria squadra in diverse occasioni. Mezzo errore adesso nell'uscita di Fiani, bravo comunque Lazar a concretizzare l'occasione. Siamo a 2 metri dall'area del Balkanic Style. Difende Raduta con un tiro anch'esso, se non era un tiro difficilissimo per un portiere così grande e grosso come il portiere del Balkanistai, diventa anche facile prendere questa palla.
ancora palla per il Barventuno, rimessa laterale, Cernoschi attento e fa partire la manovra, il contropiede, primo dribbling, bella manovra questa, bellissima manovra, poi se li guardi Stroe non perdona, 3-0. Assolutamente questa volta incolpevole Fiani, che non vede nemmeno partire la palla. Stanno concedendo molto la linea difensiva del Barventuno. Per ora devo dire anche una partita molto corretta, questo mi piace molto. Avrei giurato che gli animi fossero molto più accesi, però aspetto dirlo perché una delle poche volte che ho detto questa cosa poi è finita a pugni in faccia. Retropassaggio. Mamma mia. Retropassaggio, fischiato giustamente punizione seconda per l'arbitro, punizione che come avete visto si infrange sulla traversa. 2 centimetri più bassa. E io avrei dovuto leggere il 4-0. Barventuno che non riesce a trovare la sua strategia, la sua manovra di gioco. Sta praticamente subendo in continuo. Bravo Fiani che in qualche maniera respinge la palla dopo che la palla batte contro il palo, ancora Fiani. Stanno attaccando veramente di continuo il Balkanic Style. Costantin cerca un dribbling che però non trova, trova solamente la scarpina del back del Balkanic Style. Rimessa laterale, quasi calcio d'angolo. Finalmente accennano a un giro palla quelli del Barventuno. Sono tutti nella metà campo del Barventuno. Fiani costretto comunque a uscire per fermare questa palla. Troppe palle lunghe quelle del Barventuno. Io, questa è una delle poche partite che non ho visto, che di solito sono io a riprendere, questa volta non l'ho fatto, quindi per me è una partita nuova, è raro che succeda, ma sono contento che sia proprio una finale del genere, perché così posso divertirmi anch'io vedendo la partita per la prima volta. Luca, non so il cognome, Franzoso. Non mollano un centimetro, ma... E allora qua ragazzi. Ancora Stroe. 4 le reti. 4-0. Il mio cronometro dice che mancano 3 minuti alla fine del primo tempo regolamentare. Ovviamente più recupero, ma questo ancora non posso saperlo perché dovrà decretare l'arbitro Rasia quanto minutaggio c'è di recupero. Proteste di Wissem. Voleva un fallo di ostruzione. Nel calcio a 5 si chiama blocco. Arbitro Rasia invece che non vede questo blocco. Non dico che non l'ha visto perché c'era e non l'ha visto, perché per lui non c'era. Io non ho trovato che ci sia stato questo fallo, questo blocco come chiamava Wissem. Va a partire Massimo. 4-0. Forse io da Balkanic Style adesso farei una bella linea difensiva e me la giocherei in contropiede. Invece continuano a giocarsela a viso aperto.
vedremo se questo pagherà o meno a fine gara. Certo che sarà difficile anche per loro tenere 50 minuti di ritmi alti e continuamente dover attaccare o fare forcing. 2 contro 1, bravissimo Raduta, gigantesco portiere del Balkanic Style. Calcio d'angolo per il Balkanic Style. Temporeggiano, direi anche giustamente, lo farei anch'io, con 4 reti di vantaggio cerco di perdere più tempo possibile e questo fa parte del gioco. Ecco, l'arbitro Rasia decreta un solo minuto di recupero. A volte il minutaggio che vi dico io non corrisponde con il minutaggio reale, proprio perché le partite vengono stagliuzzate. Se la palla esce e va fuori dal campo, se un giocatore si infortuna, i time out, ovviamente quelli per me sono momenti morti e vengono tagliati dal video, quindi a volte dopo non coincidono i minutaggi e questo deve essere chiaro per voi, non è che sono scemo io, sì, lo sono anche scemo io, però non coincidono proprio per questo motivo. Credo che al termine di questo calcio d'angolo l'arbitro Rasia effettui il duplice fischio ed eccolo. Rieccoci per il secondo tempo di questa finale di Supercoppa tra Balkanic Style, che per ora conduce 4 reti a 0 contro il Bar 21. Vado a rileggere le formazioni partendo dal Balkanic Style, che ora attacca da sinistra verso destra in tenuta celeste, con il numero 12 Raduta Mirel Marius, con il numero 5 Kazan Stefan, con il numero 6 Militaru Raduku Andrei, con il numero 7 Serba Alexandru, con il numero 8 Lazar Marion Gabriel, con il numero 9 Stroe Marius Gabriel, con il numero 10 Cernoschi Christian. Quindi la formazione del Bar 21 con il numero 1 Fiani Alfonso, con il numero 5 Zanon Matteo, con il numero 6 Gallinaro Simone, con il numero 7 Ciobo Costantin, con il numero 10 Calfi Vincent, con il numero 11 Tonello Massimo, con il numero 21 Franzoso Luca. Vado a leggere anche chi ha realizzato la rete. Prima c'è stato la prima rete del Bar 21 proprio con Vincent, capocannoniere della Serie A e anche della Serie B. Le 4 reti del Balkanic Style le ha realizzate Cernoschi, Lazar, Stroe. E subito accorciano ancora le distanze il Bar 21, prima con Vincent e poi con Chobon, che realizza la seconda rete, 4-2. Attenzione, perché nel futsal non è mai scritto nulla. Io ho visto partite veramente rivoltate in una manciata, non dico di secondi, ma una manciata di minuti. Qualche anno fa, ormai saranno passate 4-5 stagioni fa, sono andato a assistere alla partita Chioggia Padova Futsal, risultato per 8-0 per il Padova, scusate, per il Chioggia. Mancavano 5 minuti al termine, la partita è finita 10-9 per il Padova Futsal. A 5 minuti dalla fine sono stati i più bei 5 minuti che io abbia mai visto. Un gol dietro l'altro, una partita bellissima, o meglio, quei 5 minuti sono valsi come aver visto una partita bellissima, che in realtà non l'è stata, ma quei 5 minuti sì, sono stati meravigliosi. Poi un attimo, quando sei in vantaggio di qualche rete, subirne una, due, tre, taglia veramente le gambe anche a livello morale. La prima frangente di secondo tempo, Bar 21, sembra un attimo rinata, bravissimo Fiani che si impegna molto anche per... Attenzione, Ciobo! Ancora! Bellissima rete la sua. Io l'ho detto prima.
L'ho detto prima, l'ho detto che non bisogna pensare solo alla manovra offensiva, poi la paghi. Con 4 reti di vantaggio la partita non è chiusa, però devi riuscire ad amministrare il risultato e non pensare ancora di attaccare in continuo. A livello fisico poi la paghi grossa. Sicuramente ora rinvigoriti, Bar 21, con solo gol che separa l'eventuale pareggio. Nell'onda dell'entusiasmo, Bar 21, 3 reti in 3 minuti circa. Anche se 2 reti, a dire la verità, sono state realizzate in meno di un minuto. Sembrano due squadre completamente differenti rispetto al primo tempo. Raduta, chiude lo specchio della porta. A me piacerebbe molto che durante 52 ore queste due squadre iniziassero a partecipare. Secondo me potrebbero essere due squadre che potrebbero fare molto bene a un torneo del genere. Poi avendo giocato anche tutta la stagione assieme. Cernoschi, ancora Fiani a dire di no. La manovra difensiva del Bar 21 praticamente è Balkanic style contro Fiani. Sta facendo da solo la manovra offensiva. Non me ne voglia, lo ricordo ancora, che secondo me un gol non è colpa sua. 50 e 50, 50 sua, 50 della squadra. Per il resto non ne aveva nessuna colpa, anzi, se siamo subito solo 4 reti è proprio perché in porta hanno questo portierone, altrimenti il risultato secondo me sarebbe stato totalmente diverso. Ha parato tutto e oltre. Fiani è il portiere del... Real Cervesa? No. Aston Birra, ecco. Tonello, bravissimo, trova una traiettoria perfetta. Bravo Marco! 4-4. Si sono spenti i Balkanic style, a parte occasioni ottime, però altrettanto ottime le risposte di Fiani. È vero che il portiere fa parte del gioco, invece durante i primi 4 reti, diciamo così, avendo anche un muro in porta ma giocando manovre di puro calcio a 5, difficilmente non realizza una rete. I grandi mister dicono che quando il portiere para è perché tu sbagli, perché il portiere deve parare tutto il parabile. Mamma mia, adesso anche un tocco del back, vediamo se c'è stato un tocco, non riesco a capire se di Chobov o del giocatore del Balkanic style. Fatto sta che Cernoschi ancora a rete, ancora più uno, ritrova il vantaggio il Balkanic style. Otto minuti sono passati dall'inizio di questo secondo tempo. Questa essendo la finale, in caso di parità si andranno a disputare due tempi supplementari. Ovviamente se poi il pareggio dovesse ancora continuare, poi si andranno a disputare i calci di rigore, che nel calcio a 5 sono 3. Dopo i 3 si va a oltranza. Dopo l'oltranza uno di due da vincere, stop, detto così di Aeto. Dai, tutti!
Rimessa laterale per il Balkanic Style, chiede e ottiene, ma ottiene non perché lo chiede, ma perché gli è dovuto, fallo, quindi calcio e punizione, poi battuta, non in una maniera che mi aspetterei dal Balkanic Style, perché so che loro possono giocare un calcio a 5 migliore di quello che stanno dimostrando in questo secondo tempo. Queste sono manovre, ottime manovre, e che poi pagano con il numero 5, Kazan. 6-4. Bravo Cernoschi, bravo anche Kazan. Non vediamo se la palla, perché il cameraman ancora una volta una svista, licenziata in questo ruolo. Ancora il contropiede, stanno concedendo come il primo tempo, stanno concedendo molto i ragazzi al Bar 21 nella manovra difensiva. 3-1, bravissimo Fiani, parata di altissimo livello. Non va a fare, stanno praticamente facendo divertire con le parate Fiani, e stanno facendo tirare a porta libera i giocatori del Balkanic Style. Ciobo traversa, poi palla che rimbalza fuori dalla linea di porta, calcio d'angolo perché c'è stata una deviazione, poi buona la retroguardia del Balkanic Style. Ancora 5 minuti più recupero, 2 le reti di vantaggio. Bravo Raduta, magari stilisticamente non perfetto il portiere del Balkanic Style, ma efficace, e alla fine quello che conta è che il portiere faccia il suo dovere, cioè parare, e lui non lo fa proprio male, non farà le parate di Fiani, non para anche l'impossibile, però essendo con una mole gigantesca copre veramente tutto lo specchio della porta, magari mette anche i brividi al giocatore che gli si presenta davanti. Incrocio dei pali secco per il Balkanic Style. Tante occasioni anche si sono mangiati da soli i giocatori del Balkanic Style, che avrebbero potuto chiudere veramente la partita con un margine incredibile. Contropiede Wissem e Tonello, nulla di fatto, Tonello non trova lo specchio della porta. Time out arbitro. Stanchezza per Wissem. Loro hanno chiamato lui al sesto minuto con la rimessa là, ragazzi. Ancora credo Fiani, eh sì, ancora Fiani a chiudere lo specchio della porta. Peccato che non c'è il premio miglior portiere di questa finale, altrimenti a occhi chiusi l'avrebbe vinto Fiani, partita che vale tutto un campionato, la sua prestazione di oggi, incolpevole al 100% su 5 gol su 6 e al 50% su 1 gol su 6, media incredibile, perché quando subisci un'enormità di tiri in porta, un errore, barra 2, ce ne sta, ci sta tutta che un portiere faccia anche un errore, anche due durante un match, poi durante una finale, cui tu sei uno dei protagonisti. Purtroppo il portiere quando sbaglia si nota, se sbaglia un attaccante ha semplicemente sbagliato. Sono un po' risvegliati i ragazzi del Balkanic Style. Ancora calcio d'angolo.
Andiamo a vedere come battono il calcio d'angolo. Squadra in celeste. Tonello che aveva intercettato, intercettando, tocca, no, la butta direttamente fuori lui. Attenzione a Cernoschi con il puntone. Retroguardia buona però del laterale del Barventino. Ancora il pallino tra i piedi del Barventino. No, io licenzio la cameraman perché mi fa vedere cose che non ci sono. E perché non l'ha passata? Questa è la differenza tra un giocatore di calcio a 5 e un giocatore che proviene dal calcio, non vede il secondo palo. Ciobo è un giocatore e ha altissime doti tecniche, poi magari si perde su queste piccole cose che fanno parte però del mondo del futsal, e lui è un giocatore di futsal solo nel campionato amatoriale, quindi magari tante cose non gli sono state insegnate, tipo quella di guardare sempre il secondo palo. Cernoschi salta l'uomo, poi non trova lo specchio della porta, ma posizione molto defilata la sua per poter centrare lo specchio della porta. Lì forse Adriano Foglia, pallone d'oro italiano del futsal, ci avrebbe riuscito, e in ugual maniera con diverse difficoltà. Giro palla adesso per il Barventuno, palla su Wilson, su Ciobo. Ciobo tiene sui suoi piedi la palla come può. Wilson da lontano, erroraccio adesso di Raduta, e Wilson accorcia le distanze, un solo gol li separa, 6-5. Dai Costa, 6-5, e siamo sempre più vicini al triplice fischio. Fiani, cosa toglie ragazzi, Fiani, un sacco di proteste, non pensano a giocare, ma perché? Invece di aiutare il povero Fiani si perdono a protestare. Ancora Fiani. Si stanno alzando i toni, però non fra le due squadre, ma tra gli stessi giocatori. Del resto è sempre una finale. È normale che entrambe le squadre ci tengano a portare a casa questo titolo. Barventuno perché ha una storia da difendere, Balkanic Style perché deve affermarsi in questo campionato. Anche l'anno scorso avevano partecipato al campionato, però non erano tutti questi giocatori. Credo che qualcuno di nuovo è arrivato quest'anno e ha portato dei notevoli cambiamenti nella rosa. Mamma mia, hanno fatto girare 3 minuti di recupero dettati dall'arbitro e una sola rete che li separa dal possibile pareggio. Ancora Fiani, stavolta Tonello a difendere, attenzione Ciobo, Wilson, Wilson, e Wilson sbaglia il passaggio.
troppa fretta di realizzare la rete dall'una e dall'altra parte, quindi troppi errori. Porta su Massimo! Tonello! Lunga per Costan! Calcio di punizione! Chobov sulla palla! E rete! Ma come si sono messi sti ragazzi? Voglio rivedere dov'è passata la palla. Traiettoria perfetta di Chobov. 6-6. Tripletta per Chobov. E mo ne vedremo delle belle. Sento dalle panchine i giocatori che dicono all'arbitro, chiedono all'arbitro di fischiare la fine. Pronti ai tempi supplementari. Certo che per il Balkanic style dovrebbero avere molti rimpianti su questi due tempi, perché avevano veramente moltissime occasioni per chiudere la partita, anche se contro un piano quasi insuperabile. Ma se vai in due contro uno contro il portiere e te la fai parare, per quanto il portiere sia forte, vuol dire che qualcosa nella tua mano. Durante appunto i tempi supplementari, e non si azzerano nemmeno i falli, non si azzerano né sul primo tempo supplementare nemmeno sul secondo tempo supplementare, quindi anche questo deficit per le squadre non so esattamente a quanti falli sono. Comunque fatto sta che non si azzerano i falli del secondo tempo. Sto aspettando solo il triplice fischio dall'arbitro. Credo sia ormai finita. Eccolo qua. Si va ai tempi supplementari. Eccoci al primo tempo supplementare. Calcio d'inizio battuto dal Balkanic style. E mo ne vedremo veramente sempre di più belle. Vedremo delle belle qua. Ricordo che nei tempi supplementari i falli del secondo tempo regolare non si azzerano. Se sono stati già utilizzati i time out, non si ha diritto più ai time out. Ah, questo fatto dei falli è da giocarselo, perché è un bel handicap avere i falli contro. Ora non so il numero di falli conteggiati all'auto, diciamo che la partita è stata molto corretta. Qualche falletto di gioco fischiato all'arbitro, non credo che da entrambi le parti si possa dire di aver superato i tre falli per squadra. Vabbè. Ricordo che si giocano 3 minuti per tempo. O 3 o 5, in realtà sarebbero 3, probabilmente qua si gioca 5, adesso vedremo l'arbitro, perché non ricordo il regolamento preciso del Villa Ferri cosa preveda.
Credo faranno 5, credo di aver detto una castroneria e si giocano 5 minuti che poi tra perdita di tempo, falli e parti tagliate magari vengono fuori e si gioca 2 minuti e mezzo. Ora calcio e punizione. Questa volta Ciobo tenta il passaggio, trovando però solo, attenzione, troppo lunga. Si sono salvati come potevano quelli del Barventino nella manovra difensiva. Mamma, cosa sbaglia, un gol fatto. Ho detto che questa partita non so come andrà a finire, ma il Balkanic Style ha molto da rimproverarsi. Ora, per esperienza, 90% delle partite delle finali che vanno a supplementare, mamma, Fiani cosa chiude, 90% delle finali che vanno finite le supplementari, poi si conclude con i penalty. È quasi inevitabile. Bravo Fiani ancora. Bravissimo, bravo. Sto aspettando il fischio dell'arbitro. Secondo tempo supplementare, sempre più vicini ai calci di rigore. Ci siamo sempre più vicini. Sarebbe bello poter interagire con chi sta guardando la partita come me per la prima volta, per fare un tot scommesso. Da una parte un portiere grande quasi come la porta, da un'altra parte un portiere del Bar 21 fortissimo. Però da una parte ci sono molti giocatori che sanno giocare a calcio a 5, che sono quelli del Balkanic Style, contro degli ottimi giocatori che sono quelli del Bar 21. Diventa veramente interessante il match se andrà a finire proprio con i calci di rigore. Se io dovessi dire la mia, credo che nel batterli punterei. Sono i giocatori del Balkanic Style. Io personalmente da portiere, quando mi trovo di fronte a un giocatore che mi batte un rigore e so che proviene dal calcio, non mi spaventa più di tanto. Quando so che viene dal calcio a 5 e so che magari gioca anche molto bene a questo sport, diventa difficile. Una statistica ufficiale ovviamente della Serie A, l'80% dei calci di rigore viene battuto centrale. Alto. L'ABC di questo sport, non l'ho detto io, dico dei mister che ho avuto come allenatori, tra cui Fabrizio Rendi ne ha considerato uno tra i migliori allenatori che c'era in Italia. L'ABC è calcio di rigore alto, tiro libero, calcio franco come dir si voglia, basso. Questo proprio per ingannare i tempi del portiere.
alto diventa sempre difficile per il portiere, perché viene quasi naturale, anche soprattutto per i portieri che vengono dal calcio, viene naturale buttarsi in un lato. Un minuto, forse poco meno, si separano proprio dai tre calci di rigore. Sono a 5 falli e per questo da fuori suggeriscono di cercare il fallo i giocatori del Barventino, giustamente, è una cosa naturale che succede, sapendo di avere anche questa occasione, te la giochi. Manovra offensiva del Balkanic Style, però vedete un po' come si fanno la manovra offensiva, ma allo stesso tempo senza rischiare più di tanto, perché ormai stai raggiungendo i limiti. Molte proteste chiedono rigore e l'arbitro invece fischia la fine. Eccoci per i penalty. Allora, raduta in porta, parte a tirare il Barventuno. Vediamo chi batte Wissen. Wissen contro Raduta. E Wissen segna, anche se Raduta l'aveva intuito. Tiro di punta molto forte. Viani contro Lazar. Un errore qua. E te ne vai a casa. Mamma, che rischio Lazar, che però lo realizza. Raduta contro Tonello. Tonello, gliel'ho detto io di tirare alto. Tira centrale, mamma che rischio. Cernoschi per Balkanic Style. Cernoschi contro Fiani. Ah, aveva intuito anche Fiani. Terzo e potrebbe essere anche l'ultimo per Barventuno. Chobov. E Chobov tira un missile terra-aria. Ultimo. Fiani ha la possibilità di diventare ulteriormente l'eroe del match. Kazan. Se lo sbaglia il Barventuno si incorona anche. Mamma, che rischio oltranza adesso, primo che sbaglia se ne va a casa. Non vedo il numero, non so se sia francese, no, Zanon cadendo realizza anche la rete. Serve! Fiani l'aveva intuito tutti i bassi questi calci di rigore. Gallo, il capitano Gallinaro contro Raduta. E non becca nemmeno la porta. Non becca la porta. Possibile palla del match, Stroe. Al termine io vi ringrazio, vi saluto già. E chiude così Balkanic Style campione della Supercoppa. Da Diego Gusella è tutto. Grazie e buon torneo estivo.